Arrabbiarsi è normale, ma può anche sfociare in forme di aggressività e peggiorare la tua vita. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò non tanto della rabbia, della quale ti ho già parlato in un mio video precedente che puoi trovare in descrizione, ma di come controllarla, aggiungendo altri spunti ai consigli che ti ho già fornito. Ecco quindi 9 consigli che ti aiuteranno a dominarla. Iniziamo. La rabbia è un'emozione che coglie in maniera improvvisa e ti fa reagire in modo altrettanto improvviso, senza riflettere. Prova a contare partendo da 100, per esempio andando a ritroso fino a 0, e solo dopo che avrai finito, sfoga la tua rabbia, vedrai che sarà notevolmente diminuita, se non sparita del tutto. Fai un bel respiro. Inspira dal naso, espira dalla bocca, con ritmo. Questo ti aiuterà a calmarti, così come anche fare due passi o qualunque tipo di esercizio che ti faccia muovere e sfogare fisicamente. Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Allontanati. In altre parole, prenditi una pausa, magari proprio della discussione che stai avendo. Questo ti permetterà di schiarirti bene le idee e affrontare la situazione in modo più razionale, con un metodo comunicativo corretto. Ti stanno facendo arrabbiare? Non buttare fuori parole dettate solo dalla rabbia. Fermati a pensare. Dai tempo alle tue idee di raccogliersi per poterle poi esprimere in maniera costruttiva. Ti sei calmato? Ora è il momento di esplicitare ciò che ti ha fatto arrabbiare. Trovare un compromesso o una soluzione sarà molto più facile. Il conflitto è presente e la rabbia sta facendo capolino? Ti sembra che l'altro non capisca o magari che faccia sempre le cose che ti fanno arrabbiare? Cerca di trovare una soluzione per risolvere il conflitto e rendere la situazione vivibile per entrambi. Un po' di ironia può essere anche utile. Vedi la situazione con occhio diverso e con un po' di humor. L'ironia stempera la tensione, ma ricorda che l'ironia e il sarcasmo sono due cose ben diverse. L'ironia stempera la tensione, il sarcasmo invece l'aumenta, dato che è una forma di aggressività, anche se ben mascherata. La rabbia fa parte del tuo modo di essere? Sei uno di quelli che, come si dice in maniera popolare, hanno la miccia corta? Le pratiche di rilassamento ti aiuteranno a risolvere la situazione, per esempio la respirazione profonda o anche alcune tecniche immaginative. Quando ti arrabbi non riesci proprio a controllarti. Inventa o comunque utilizza un mantra, diciamo così, cioè una parola, una frase da ripetere al momento giusto, in modo da indurti a riflettere e a bloccare l'azione che magari stai per intraprendere. Un ultimo consiglio, non proprio per gestire la rabbia sul momento, ma per vivere meglio la propria vita ed evitare il rancore, che spesso è un diretto derivato dalla rabbia, è il perdono. La rabbia e il rancore escludono i sentimenti positivi, che sono invece quelli che ti fanno stare meglio. Vedrai che praticare il perdono renderà la tua vita molto migliore. Puoi controllare la rabbia se vuoi e puoi sicuramente arrivare a vivere una vita migliore, nella quale riuscirai a risolvere i conflitti, perché bene o male i conflitti ci saranno, ma potrai viverli in maniera tanto costruttiva quanto positivamente risolutiva. Ciao, a presto!